Allora, invito con me a parlare di architettura e microservizi Luca Bianchi. Grazie Marco, grazie agli amici di Serverless at Home, grazie agli amici del Grusp per questo invito. Sono qua oggi a raccontarvi una storia, ma come ogni storia, prima di tutto mi introduco. Io sono Luca Bianchi, sono Chief Technology Officer di Newsperience e di Whisky. Newsperience è una scale-up e avrò modo di parlarne durante il talk di oggi. Whisky è una startup che opera nel mondo blockchain. Sono anche, come si vede dalla maglietta, Serverless Meetup e Serverless Days Italy co-organizzatore, e quindi diciamo che da alcuni anni con alcuni amici, molti dei quali anche coinvolti nell'organizzazione dell'evento di oggi, cerchiamo di proporre e di spingere il panorama IT italiano verso nuovi pattern, verso nuove architetture, verso nuovi modelli. E sono modelli che noi in prima persona adottiamo. Mi trovate su GitHub, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Twitter. Feedback, commenti sono sempre ben accetti e benvenuti. Da circa un paio d'anni sono anche AWS Community Builder e AWS Serverless Hero. Come dicevo, sono qua oggi per raccontarvi una storia. In particolare, sono qua oggi per raccontarvi la storia di Newsperience. Newsperience è l'azienda per cui lavoro ormai da oltre un decennio, è l'azienda con cui ho vissuto una crescita che ci ha portato ad avere ad oggi best in class customers, quindi clienti di primo piano, a lavorare con loro. E un paio d'anni fa ci ha portato perfino ad atterrare al mercato di borsa italiana. Ecco, perché è importante questa storia? Questa storia è importante perché la storia dell'azienda è un po' la storia, rappresenta un po' la storia dell'architettura dell'azienda, del software dell'azienda. Ecco, c'è una famosa legge, che è la legge di Conway, che spiega come il software prodotto da un'organizzazione, qualunque organizzazione, sia un'azienda, sia un gruppo, sia una startup, tende a riflettere i processi comunicativi all'interno dell'azienda e al tempo stesso tende anche a riflettere le dinamiche tra i vari team e tende ad evolvere nel tempo sulla base di queste dinamiche, appunto. Ecco, Newsperience Cloud è il prodotto che noi sviluppiamo ed è un tema centrale nel talk di oggi perché è stata l'occasione per sperimentare in prima persona e per toccare con mano lo sviluppo tecnologico che poi ha portato oggi Newsperience ad adottare Serverless. Ma non voglio fare spoiler. Cos'è Newsperience Cloud? È una piattaforma software, una piattaforma SaaS che opera nel mondo della customer experience e ha l'obiettivo di andare a fornire degli strumenti ai nostri clienti per poter comprendere cosa rende unici i loro clienti, poterli ingaggiare con delle iniziative one to one e poter così crescere la propria customer base. Questo si traduce direttamente in una serie di funzionalità che devono essere implementate, devono essere offerte. E verrebbe da chiedersi per quale motivo c'è, che ce ne importa oggi di parlare di questa cosa. Ecco, è importante perché Newsperience Cloud è ad oggi la somma di un insieme di requisiti. Un insieme di requisiti molte volte anche diversi tra loro. La parte di understand utilizza modelli di analisi dei dati, utilizza modelli di evoluzione delle immagini o modelli di analisi del grafo, piuttosto che architetture che vengono richieste da sistemi di gamification e nudging rispetto a sistemi di personalized commerce. Quindi hanno una serie di requisiti tra loro molto differenti. Ecco, questo è importante perché credo che a determinare il successo o meno di un'architettura software non sia quanto questa architettura è cool in un determinato momento, ma sia quanto questa architettura è funzionale alla realizzazione o all'implementazione di determinati requisiti. Ecco, dicevamo, in Newsperience Cloud noi abbiamo requisiti complessi e anche molto diversi tra loro, ma non è sempre stato così. Circa un decennio fa, Newsperience Cloud aveva dei requisiti abbastanza contenuti, tutto sommato erano dei requisiti indirizzabili con istanze differenti della medesima architettura software. E parliamo del periodo 2008-2012, quella che oggi scherzosamente chiamiamo The Age of the Monolith, è un periodo in cui servivamo e lavoravamo con clienti comunque del calibro internazionale e che proponevano e richiedevano
dell'architetture anche in grado di soddisfare determinati requisiti di scalabilità, quindi scalabilità multi-region, quindi scalabilità per singola istanza, gruppi di autoscaling, scalabilità del database, ma tutto sommato avevamo poca differenza e poca diversità tra i vari requisiti. L'applicativo era un unico applicativo sviluppato con Spring MVC, deployato su Java, Apache Tomcat o JBoss, a seconda delle esigenze di gestione, un database che nel nostro caso, essendo partner AWS dal 2010, era RDS, quindi un database comunque ad alte prestazioni, in grado di permettere una scalabilità del cluster notevole, sia verticalmente che orizzontalmente, un database relazionale che serviva perfettamente allo scopo, peraltro utilizzavamo Hibernate come sistema di persistenza. La scalabilità era attraverso istanze EC2, era quindi totalmente server full come approccio, e IP elastico, era il 2008-2012. Aveva dei benefici questa architettura, e questi benefici sono ancora oggi qualcosa da considerare quando si cerca di evolvere verso qualcos'altro. Ad esempio, era molto facile gestire il deploy, perché era tutto un unico package. La CI era estremamente semplice, utilizzavamo Jenkins all'epoca e il workflow era fai checkout dal repository, prima SVN poi Git, compila, fai il deploy del, fai eseguire i test, ricompila, fai il deploy del WAR. Il coordinamento dei servizi era facile come chiamare una funzione attraverso una normale chiamata d'API. Iniziava però, soprattutto sul finire del 2011-2012, inizia però a mostrare alcuni limiti di questa architettura. Ad esempio, il primo limite, legato anche al processo di crescita dell'azienda, quando io sono entrato in Experience, eravamo poche persone, meno di una decina di persone, oggi siamo poco meno di 200 persone e siamo un gruppo ad oggi, quindi al nostro interno abbiamo diverse realtà che operano autonomamente su diversi domini applicativi. Quindi diciamo che è stata una crescita anche in termini di team, di dimensione dei team e di numero dei team considerevole nell'arco degli anni. Ecco, a un certo punto ci siamo accorti come modifiche al life cycle, modifiche alla base, alla code base, comportavano un completo rilascio, nuovo rilascio dell'applicativo, che voleva dire tempi di fermo, che voleva dire necessità di verificare eventuali regression, e quindi in parole povere scarsa manutenibilità. L'altro problema di cui ci siamo accorti, soprattutto collaborando con alcuni clienti, quali The Walt Disney Company, è che il rapporto scalabilità-costi non era particolarmente efficace. Non era particolarmente efficace perché nel momento in cui ci trovavamo a dover fare scale-up del nostro applicativo molto rapidamente, comunque tutta la parte di autoscaling sopperiva alle esigenze, ma ci trovavamo a scalare tutto l'applicativo, quindi anche quegli endpoint, anche quei servizi che tutto sommato non erano così essenziali. Ad esempio, in un caso tipico di content delivery, tutta la parte di inserimento dei contenuti ha dei requisiti generalmente di scalabilità minori rispetto alla parte di delivery dei contenuti. Ecco, nel caso di Walt Disney ci troviamo esattamente in questa situazione. Di conseguenza, questo portava a una difficoltà nel pianificare la scalabilità del sistema, trovando l'ottimo approccio tra costi della piattaforma, di operazione della piattaforma, e benefici risultanti. L'altro tema con cui ci scontravamo, ma tutto sommato era marginale all'epoca, era che qualunque cosa veniva esposta mediante un endpoint REST. Abbiamo iniziato a separare i vari concern, i vari domini applicativi all'interno dell'architettura. Abbiamo iniziato a delineare i vari boundary per ciascuna funzionalità, quindi ad esempio la parte di personalized content rispetto alla parte di proximity marketing, rispetto alla parte di analisi delle immagini pubblicate dai clienti o alla parte di analisi
delle frequenze di dilemmi conversazionali. All'epoca non si parlava ancora di modelli avanzati di machine learning, si parlava di analytics sulle immagini, quindi analisi di colori contenuti nell'immagine, analisi di varianti cromatiche, o dall'altro lato, nel caso del testo, analisi di frequenza di dilemmi. Erano comunque funzionalità tra loro molto diverse, che abbiamo iniziato a separare, comunque mantenendo lo stesso stack tecnologico. Questo perché di pari passo con l'evoluzione dell'architettura ci siamo trovati a dover far evolvere anche la formazione dei nostri team e le competenze dei vari team. Questo ha portato alla costruzione di diversi servizi. Oggi chiameremmo microservizi, anche se è un po' improprio, nel senso che si trattava comunque di servizi abbastanza grandi in termini di responsabilità di ciascun servizio. Sul medesimo stack applicativo utilizzavamo Docker su AWS Elastic Beanstalk, utilizzavamo ancora Java, passando a Spring Boot, Spring Cloud, in modo da poter sopperire ad alcune tematiche legate al coordinamento dei servizi. Avevamo sviluppato dei servizi proprio di orchestrazione, di coordinamento, che permettevano ad esempio di gestire un registry, poi sostituito dalla parte di Spring Cloud che indirizzava questo requisito, ma anche che permettevano di gestire l'iniezione delle configurazioni al boot, quindi servizi di utilità, servizi di infrastruttura. Siamo stati tra i primi ad adottare Docker per rendere immutabili i deploy, rendere replicabili e immutabili i deploy, e in alcuni casi abbiamo implementato anche l'utilizzo di database chiave valore ad alte prestazioni, e.g. DynamoDB, per andare a fornire un'interfaccia stabile, managed verso i client. Il database RDS rimaneva comunque un componente centrale della nostra infrastruttura. Come dicevo, questa infrastruttura, questa architettura ha portato ad alcuni vantaggi rispetto alla versione precedente, ad esempio servizi più piccoli, più facilmente da gestire, più facili da gestire, stessa tecnologia per tutto, però comunque possibilità di fare alcune scelte a livello di design pattern di codice diverse per diversi servizi. Deploy immutabili, questo permetteva di poter fare il rollback a una determinata versione del software cristallizzata nel tempo. Questo al tempo stesso permetteva anche di avere il totale comprensione di quale versione stesse utilizzando i nostri clienti. Questo permetteva quindi di sia di gestire che anche di identificare eventuali regression molto più facilmente, e il coordinamento dei servizi rimaneva comunque un punto anche abbastanza facile. Ciò nonostante, ci siamo accorti in quel frangente, quindi ci spostiamo di quasi 5 anni nel futuro, siamo attorno al 2014-2015, ci siamo accorti di come comunque non fosse cost effective questa soluzione. Questo perché comunque si spendevano ancora molti soldi per tutta una serie di servizi che magari non sempre erano utilizzati, o magari non erano utilizzati in modo continuativo dai nostri clienti. Ecco, l'altro problema era che le risorse cloud, quindi i database, quindi le tabelle DynamoDB, quindi anche i container Beanstalk, venivano gestiti manualmente. Di conseguenza avevamo un team di operation che doveva manutenere, gestire anche l'aggiornamento dei vari delle varie componenti di architettura. Ecco, per un'azienda che sta crescendo molto velocemente, seguendo un determinato modello di business che è quello del software vendor, questa cosa era un'inefficienza, nel senso che all'epoca non avevamo, come ad oggi, diverse realtà all'interno del gruppo, non avevamo, come ad oggi, una business unit cloud native che ha l'obiettivo di aiutare i clienti e noi stessi ad abbracciare il cloud. All'epoca il nostro focus era cercare di finalizzare tutti gli sforzi allo sviluppo del software, allo sviluppo della piattaforma che stava supportando il processo di crescita dell'azienda. Avevamo ancora questo vincolo che tutto fosse un endpoint REST, ma tutto sommato non era un grande problema. Poi a un certo punto nel 2014, a cavallo tra il 2014 e il 2015, le cose cambiano perché entriamo in contatto con il primo rilascio di AWS Lambda,
che viene presentato, viene rilasciato nell'autunno 2014 e poi seguito dal Piaghetto nel 2015. E quindi inizia ad affermarsi un nuovo modo di intendere l'architettura, un nuovo modo di intendere anche la gestione e lo sviluppo di architettura microservizi. E ho cercato negli anni di trovare una buona definizione per serverless, soprattutto discutendola anche con amici, con colleghi con cui abbiamo lavorato, abbiamo avuto l'occasione di confrontarci, uno tra questi ad esempio Marco D'Angelo, con cui che avete sentito parlare prima, o Marco Santonocito, che è l'host di questo evento. Ecco, c'è stato più volte l'occasione di confrontarsi su che cosa si intenda con serverless. Ecco, la definizione che trovate su Wikipedia è una definizione molto precisa, ma secondo me abbastanza sterile. Sono risorse di computazione che esistono quando servono e poi vengono dismesse. Perfetto. E poi trovate anche una serie di vantaggi che queste architetture portano. Questa definizione è anche la stessa che è stata data da Thoughtworks nel 2016. La reazione mia e di buona parte del team, quando ancora oggi si scontrano con questa definizione, è più o meno questa. Cioè, sì, ho capito che qualcosa può essere interessante, ma cosa significa per me? Cioè, qual è il vantaggio che mi dà? Ecco, questo è un punto importante, vorrei partire da qua, perché serverless certamente significa che non ci sono server, è ovvio, anzi, è abbastanza scontato, ma a livello di uno stack, di cose da gestire, di elementi che nella nostra architettura dobbiamo gestire, questo cosa significa? Questo significa, ad esempio, che non dobbiamo fornire l'hardware. Nessuno deve andare a prendere il ferro e mettere il ferro nel nostro data center. Non solo, non dobbiamo installare l'hardware. È ovvio che qualcun altro lo fa per noi, ma fortunatamente ci sono i cloud vendor che possono tranquillamente sopperire a questa esigenza. Questo punto importante significa che andiamo a togliere un pezzo da ciò che noi dobbiamo gestire, ciò di cui noi azienda, noi startup, noi anche enterprise che sta innovando un processo digitale o che sta rendendo digitale un processo, deve occuparsi, deve gestire. Ecco, l'altra cosa che ci si accorge molto velocemente è che serverless significa che non ci sono virtual machine. Non dobbiamo gestire virtual machine, quindi non dobbiamo gestire under-over provisioning delle risorse logiche, delle risorse di computazione. Non paghiamo per avere una virtual machine accesa e non paghiamo e non dobbiamo occuparci del disaster recovery delle virtual machine. Questo è un altro punto estremamente importante. E quindi togliamo un ulteriore pezzo da ciò che cade sulle nostre spalle, ciò di cui dobbiamo occuparci, ciò in cui dobbiamo anche investire i nostri soldi in quanto azienda, ciò di cui dobbiamo investire nella crescita anche del team. Non solo, serverless significa anche che non dobbiamo occuparsi di installare patch nel sistema operativo, perché qualcun altro lo fa per noi, e anche che non dobbiamo configurare questo sistema operativo. Di conseguenza non dobbiamo andare a inseguire i vari aggiornamenti di sicurezza che, per quanto estremamente importanti, richiedono un carico di lavoro non banale. Perché? Perché il sistema operativo è fornito automaticamente. Il sistema operativo, le patch sono installate dal vendor e soprattutto un altro grande vantaggio è che possiamo beneficiare del fatto che queste best practices e la best practice dal punto di vista della configurazione, dal punto di vista della gestione del sistema operativo, siano built-in, quindi sono fornite as a service. Andiamo quindi a togliere un altro pezzo dal nostro stack di compiti, di cose di cui dobbiamo occuparci. Ma non solo. Serverless significa anche che non dobbiamo gestire la schedulazione delle risorse di computazione. Questo è un punto importante perché rappresenta, secondo me, un punto di estrema attualità. Non dobbiamo gestire il cluster su cui viene eseguito il nostro codice. Questo è importante perché il codice viene eseguito direttamente dalla piattaforma. Il linguaggio, il supporto per il linguaggio è packed con il runtime. E questo ci permette di avere out of the box, senza doverli gestire, senza doverli configurare, senza fare il provisioning, anche gli analytics, anche il monitoring e in certa misura anche sistemi di observability all'interno della nostra applicazione. Ecco, questo è un punto importante perché indipendentemente dal formato in cui noi andiamo a
impacchettare il nostro codice, indipendentemente dal sistema di packaging, che può essere dal più semplice file zip al modello, al formato OCI, quindi formato di open container. Quello che conta è che in ambito serverless noi non ci dovremo occupare della gestione dell'infrastruttura, della gestione del cluster, della gestione di tutto ciò che fa eseguire, che permette di, al nostro codice di girare. Ecco, questo significa che, ed è una definizione che a me piace molto di più, serverless significa serviceful, significa che il nostro tempo, il nostro effort, l'effort del nostro team viene dedicato, viene focalizzato a gestire tutta quella parte di lavoro, tutta quella parte che è business specific, che è specifica del nostro compito. Ecco, questo è un punto molto importante, perché questo è un beneficio che interessa non soltanto chi ha una startup, chi sta magari avviando una nuova azienda, ma è un beneficio che interessa chiunque vuole rendere efficace ed efficiente il proprio team, efficace ed efficiente il proprio team all'interno anche di una grande organization, perché magari sta sviluppando servizi di nuova generazione, perché magari sta innovando dei processi, e di conseguenza si cerca di minimizzare quelli che sono gli sprechi. Ecco, nel modello serverless, tutto ciò che non è afferente all'esecuzione della business logic del proprio caso specifico viene considerato uno spreco. Come che ricaduta ha avuto questo su un Experience Cloud? Questo su un Experience Cloud ha dato una notevole spinta all'architettura verso la scelta di un vendor come partner tecnologico. A me piace molto il termine partner rispetto al termine fornitore, perché è il rapporto con cui un'azienda delle dimensioni di Neosperience, ma anche delle dimensioni di Neosperience attuale, che è una scale-up, ma anche di dimensioni ben più grandi della nostra, ha con un cloud provider, con un cloud vendor, è un rapporto di partnership. Nel senso che i reali ed effettivi maggiori benefici derivano non soltanto dalla migrazione, da quello che si chiama lift and shift, prendilo e buttalo in cloud e qualcuno lo farà girare per te, ma derivano dall'utilizzo specifico dei servizi forniti, servizi anche peculiari forniti dal cloud provider, forniti dal vendor. Non solo, grazie a questa evoluzione in ottica cloud native, è stato possibile andare a utilizzare tecnologie di scripting per gestire anche il provisioning delle risorse. In particolare, la tecnologia è stata quella di AWS Lambda, mediante diversi trigger e quindi mediante diverse modalità con cui viene invocata la piattaforma Lambda. La piattaforma Lambda è in grado di eseguire un insieme di codici, un insieme di funzioni che vengono deployate all'interno della piattaforma, ma l'evento con cui vengono invocate, viene invocata questa esecuzione, può essere diverso. Questo permette, ad esempio, di non essere più vincolati al solo endpoint REST. Io posso avere una chiamata REST che traduce, si traduce in una chiamata la mia funzione Lambda, ma posso anche avere una funzione che viene invocata in risposta all'upload di un file. Oppure posso avere una funzione che viene invocata in risposta alla disponibilità di un evento, di un dato su uno stream, o di una risposta a un evento IoT. Quindi riesco a diversificare, a supportare diverse casistiche senza aver bisogno di codice che faccia da collante all'interno della mia infrastruttura. Non solo, un altro aspetto importante è che in questo modo posso andare ad abbracciare completamente i pattern a microservizi, posso andare completamente a definire per ciascun servizio il proprio sistema di persistenza, il proprio meccanismo di persistenza. Quindi alcuni servizi possono utilizzare un database documentale, altri servizi possono utilizzare un database key value come DynamoDB, altri servizi possono rimanere su un database serverless, come ad esempio Aurora Serverless, che quindi mi fornisce la possibilità di scalare, ma con un modello relazionale alle spalle. Quindi posso andare a scegliere la persistenza adatta a quello specifico use case. E questo è molto importante. Questo non è fattibile con un'architettura monolitica in cui, all'interno della quale si trovano troppi use case, ma diventa estremamente importante, estremamente praticabile nel momento in cui io separo i vari use case. La comunicazione viene gestita mediante sistemi di eventi, viene gestita mediante Kinesis, in parte mediante l'utilizzo di EventBridge, che è una tecnologia di Event Bus, e quindi è possibile scambiare messaggi tra le varie architetture. Una cosa molto importante, questo porta a uno shift in termini di modello, perché le architetture non sono più sincrone, quindi io non faccio più una chiamata REST e attendo
che la risposta ritorni. La risposta può tornare subito, la risposta può tornare dopo un transitorio che è legato al fatto che magari sto invocando più requisiti, più servizi. Questo è un requisito che nella maggior parte dei casi non pone dei problemi, è qualcosa di cui però bisogna tenere conto. Così come bisogna tenere conto anche della consistenza dei dati e quindi del fatto che nel momento in cui vado su un'architettura distribuita, ho un teorema ben noto nell'ambiente, che è il teorema CAP, mi dice che devo scegliere un trade-off tra alcune grandezze, che sono ad esempio la fault tolerance, la consistenza e l'atomicità dei dati. Questo significa che posso scegliere diversi sistemi di persistenza che implementano diverse caratteristiche, soddisfano diversi requisiti del teorema CAP. E quindi sto in definitiva scegliendo tra vari trade-off, il trade-off migliore per la mia esigenza. I deploy sono ancora immutabili, anzi io incoraggio caldamente a chiunque sviluppa servizi cloud native ad abbracciare la deploy immutability, perché vi permette di gestire in maniera estremamente facile, o quantomeno estremamente più facile rispetto alle alternative, la gestione del deploy e anche logiche di rollout come A/B testing piuttosto che blue green deployment, e quindi gestione parziale con anche parziali rollback. Si hanno notevoli vantaggi: abbiamo la possibilità di scegliere quanto piccolo vogliamo che sia il nostro package deploy, e poi su questo ci torniamo. C'è la possibilità di avere cicli di sviluppo estremamente rapidi, perché nel momento in cui vado a toccare componenti software molto contenute in termini di estensione, anche l'impatto delle modifiche è molto minore. Soprattutto non ho server da gestire e quindi posso dedicare il team di operation, se ho la fortuna di avere un team di operation all'interno della mia azienda, a fornire servizi serverless o serverless-like ai miei clienti. Se sono un'azienda di prodotto, totalmente di prodotto, e quindi il mio focus è lo sviluppo del prodotto, non devo avere al mio interno un team di infrastructure. Ho la possibilità di sfruttare appieno la scalabilità e quindi anche la conseguente riduzione di costi derivante dal modello elastico del cloud. E soprattutto un altro punto importante è che ho rimosso completamente la differenza tra ambiente di dev, ambiente di stage e ambiente di produzione. Per darvi un esempio, ad oggi ciascun developer all'interno di Micamai che sviluppa servizi, di Micamai Experience che sviluppa servizi sia per progetti che per prodotto, ha un proprio account AWS all'interno del quale può fare il deploy e testare le componenti, e quel deploy sarà esattamente lo stesso deploy che poi verrà portato in produzione passata la fase di test e di review. Ha richiesto uno sforzo, e che sono sforzo soprattutto in termini di crescita, di skill da parte del team. Una cosa importante ed è un punto d'attenzione soprattutto per i decision maker, perché si trova a dover scegliere se e quanto abbracciare un'architettura serverless, è che richiede un aumento delle competenze del team, richiede un ampliamento delle competenze del team, richiede una crescita da parte del team. Questo perché nel momento in cui si va verso un approccio cloud native, a maggior ragione verso un approccio microservizi e serverless cloud native, quello che viene chiesto al team è di riuscire a identificare la soluzione giusta per i propri bisogni. E quindi bisogna conoscere questa soluzione. Ecco, un team che ha una conoscenza ristretta delle potenzialità del cloud, dei servizi disponibili, anche dei modelli di gestione dei dati, offerte dei servizi cloud, sarà un team che lavorerà, se vogliamo, col freno a mano tirato, lavorerà con delle performance estremamente ridotte rispetto a quelle che potrebbe avere. Quindi un investimento in termini di formazione e crescita del team è fondamentale. Ovviamente un altro risvolto della medaglia è che nel momento in cui l'utilizzo di tutta l'infrastruttura, di tutti i servizi, tende al 100%, di fatto il vantaggio economico, meramente economico, si riduce.
Ovviamente rimangono tutti gli altri vantaggi. Fino ai tempi più recenti, in cloud diventa difficile avere supporto per hardware dedicato, quindi bisogna operare scelte diverse. Diciamo che sono però dei contro assolutamente gestibili. Ecco, alcuni punti importanti su cui abbiamo dovuto porre l'attenzione. La prima domanda è quella che viene puntualmente fatta, è quanto piccolo deve essere, micro deve essere un microservizio. Ecco, il mio consiglio è di adottare un approccio pratico, piuttosto che un approccio teorico, deve avere non più di 50 linee di codice, non più di 200, o deve utilizzare una persistenza solo, due persistenze. Ecco, l'approccio pragmatico che vi propongo è quello guidato da Domain Driven Design. Domain Driven Design è una corrente di modellazione di architetture, di sviluppo di architetture software, che va a identificare il boundary, il dominio di business della vostra architettura, e la mia risposta a questa domanda è: dipende da quanto è precisato un determinato dominio applicativo. Questo significa che se stiamo parlando di un portale di e-commerce, probabilmente il catalogo potrebbe essere un microservizio, il carrello un altro microservizio, il sistema di payment un altro microservizio a sua volta, e via dicendo. Quante funzioni, quanto codice all'interno di ciascun microservizio dipende davvero da quanto diversificati sono i requisiti. Il mio suggerimento è: partite sempre dalla definizione dei boundary, dalla definizione del dominio applicativo, e fate mappare il servizio sul dominio applicativo. La seconda domanda è: ma abbiamo tante alternative, sia in cloud, quindi cloud specific, sia cloud agnostic. Cosa vogliamo fare? Quale vogliamo scegliere? Ecco, l'approccio che noi abbiamo scelto è stato quello di adottare un modello di partnership con il cloud vendor di riferimento ed evitare quanto ove possibile di reinventare la ruota. Questo significa che se i requisiti di cui io mi trovo ad operare sono requisiti che necessariamente richiedono un approccio cloud agnostic, allora farò certe scelte. Ma nel momento in cui, e fidatevi, rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, i miei requisiti sono requisiti che possono essere perfettamente soddisfatti con dei servizi managed forniti dal vendor, allora la scelta migliore, soprattutto alla luce del fatto che molto probabilmente sarà ben difficile magari andare cross cloud o comunque dover implementare cross cloud, la scelta migliore è quella di non reinventare la ruota. E l'altra domanda, l'altro tema è stato: come vogliamo gestire ciò che avviene dall'interfaccia in experience verso il mondo esterno? Ecco, in questo caso il mio approccio è molto diretto ed è: dobbiamo stare quanto più possibile aderente agli standard. Standard sia de facto che standard definiti. Questo perché? Questo perché in molti business, io direi in tutti, ma in molti business, soprattutto nel business di experience che è B2B2C, ci si trova a dover integrare con diverse realtà. Ecco, un prodotto o un servizio anche sviluppato in ottica progettuale deve avere ad oggi l'esigenza di essere integrabile, perché è impensabile che un cliente sceglierà o il nostro progetto come unico progetto per tutta la sua infrastruttura, o il nostro software addirittura come unico elemento all'interno del proprio ecosistema. Di conseguenza, il fatto di essere dei good citizens, il fatto di scegliere degli standard, in particolare nel caso di Experience Cloud scegliemmo REST e OAuth 2, per la REST per la definizione della struttura dell'API e OAuth 2 per l'autenticazione. Ad oggi stiamo aggiungendo anche altri standard man mano che si affermano, come ad esempio GraphQL e il supporto a queste tecnologie. Ecco, la scelta di uno standard ci dà la possibilità di poter essere utilizzati da sistemi esterni, sistemi terzi, e di poter a nostra volta utilizzare sistemi terzi. L'altra domanda è quella relativa al lock-in. Ma se domani mattina AWS decide di fare un raise up dei costi, quindi cosa fate? Allora, la risposta è su due fronti. Primo, dal punto di vista storico, è che tendenzialmente i cloud provider, praticamente tutti, se si considera il public cloud, tendono a ridurre i costi piuttosto che alzare i costi, nel senso che tendono a ridurre i costi per i servizi man mano che questi servizi diventano commoditizzati e quindi diventano utilizzabili anche dalla competition, per poi
a portare gli utenti verso un approccio sempre più cloud native, quindi verso servizi a maggiore valore aggiunto. E quindi storicamente diciamo che è difficile prevedere che queste tendenze si inverta nel futuro. La seconda considerazione è che il più delle volte il lock-in non è sul servizio che viene utilizzato, ma è sul dato. Nel momento in cui io utilizzo una determinata struttura dati, utilizzo un determinato framework, io sto comunque accettando un lock-in. Nel momento in cui io scelgo di scrivere la mia codebase utilizzando TypeScript, io sto accettando un lock-in. Nel momento in cui io scelgo di utilizzare un database relazionale, comunque sto accettando un lock-in. Semplicemente un lock-in implicito di cui il più delle volte non ho coscienza. Perché sto accettando questo lock-in? Sto accettando questo lock-in perché ho dei benefici enormi derivanti dal fatto di utilizzare TypeScript rispetto a utilizzare altri linguaggi, o utilizzare anche lo stesso JavaScript Plain, e così dall'altro lato sto accettando un lock-in su un data model relazionale o un data model a documenti, nel caso in cui scelga un database documentale mondo-like, piuttosto che l'alternativa che è di implementare la propria persistenza a mano. Di conseguenza è un falso problema, comunque è un problema mal posto. Molto velocemente, quali sono stati i benefici che un'evoluzione di questo tipo ha portato a No Experience, per darvi dei numeri e quindi permettervi di avere un quadro della situazione? Ad oggi noi abbiamo una ventina di diversi domini applicativi all'interno di No Experience Cloud, ciascuno con tra i 5 e i 10 microservizi al proprio interno, quindi rispetto ai domini applicativi in alcuni casi siamo andati ulteriormente a suddividere in microservizi, il che porta, ci ha richiesto anche lo sviluppo di una dozzina di servizi infrastrutturali, servizi di supporto, servizi che hanno l'obiettivo di essere rimossi man mano che il cloud provider va a sopperire a quelle esigenze. Quindi ogni qualvolta AWS Lambda rilascio un aggiornamento che magari va nella direzione dell'osservabilità piuttosto che nella direzione delle analytics, ogni volta che API Gateway aumenta il proprio supporto verso sistemi di autenticazione standard, noi siamo contenti perché questo significa che possiamo andare a togliere un pezzo della nostra infrastruttura e demandare ad AWS un pezzo di sviluppo, un pezzo di manutenzione. È un'architettura che ad oggi è 100% serverless, ad esclusione ovviamente della parte di training dei modelli, che è quasi serverless. Utilizziamo SageMaker, però al suo interno utilizza delle istanze, di conseguenza è serverless-like, perché ad esempio gli endpoint di SageMaker rimangono accesi anche quando non vengono utilizzati. Le funzioni Lambda abbiamo ad oggi per ciascun singolo deploy di No Experience Cloud, abbiamo oltre 200 funzioni e circa 400 risorse AWS. Parlo di ciascun singolo deploy perché dal momento che l'intera infrastruttura è scriptata as a code, utilizzando CloudFormation e utilizzando su CloudFormation AWS CDK, Cloud Development Kit, questo significa che noi siamo in grado di fare un deploy di tutta No Experience Cloud all'interno di un account di un cliente nell'arco di qualche ora. Diciamo che la quantità di tempo maggiore, il delay maggiore è legato alla procedura di emissione dei certificati SSL che vengono automaticamente generati e poi configurati e alla propagazione dei DNS. Questo significa che abbiamo la possibilità di sia gestire interamente la fornitura del servizio, sia andare specificatamente sull'account dell'utente. Dal punto di vista del time to market, questo ha portato a un miglioramento dei tempi di realizzazione delle feature. Siamo passati da mesi, da iterazioni che comunque duravano mesi o comunque duravano parecchie settimane a settimane, in alcuni casi anche all'interno della stessa settimana. Siamo passati a rilasciare funzionalità di business ad ogni sprint e funzionalità tecniche vengono fissate e rilasciate anche più volte durante la stessa settimana. I costi di operational dell'infrastruttura sono stati ridotti di quasi un ordine di grandezza, e la cosa più importante è che questo ha permesso al team di guadagnare in mastery, di guadagnare in autonomia e anche di avere ben chiara la purpose del proprio lavoro. Questo perché il team oggi è completamente autonomo nell'implementazione e nella realizzazione di una funzionalità, dal design fino al deploy in produzione. Non dipende da team di operation, non dipende da team
di testa, all'interno del team ci sono le competenze per la gestione di tutto questo flusso. Questa cosa è fattibile mantenendo dei team con dimensioni contenute, si parla del modello to pizza team, quindi modello di 5, 8, 10 persone massimo all'interno del team. Questo è fattibile soltanto nell'ipotesi in cui io elimino dalla gestione del team tutta una serie di task che non sono core. E quindi questo viene incoraggiato da uno sviluppo serverless. Questo mi permette di dare al team completa autonomia nello sviluppo del prodotto. Completa autonomia anche nella scelta tecnologica e completa autonomia anche nella scelta di innovazione. Un paio di settimane fa un amico, un collega, il nostro team lead sul prodotto, si è accorto che una scelta tecnologica non era la migliore. Nell'arco di pochi giorni è stato possibile implementare una scelta alternativa, portarla avanti in parallelo per un certo periodo e nell'arco di 2 settimane dismettere la vecchia scelta. Questo perché il team ha completa visibilità e completo controllo sul codice e anche completa responsabilità sul codice che scrive. E questo ovviamente migliora mediamente la felicità del team di prodotto. Da dove iniziare? Il mio suggerimento è di iniziare dalle architetture, di iniziare dal design dei requisiti e dal comprendere i domini applicativi. Vi suggerisco 2 testi, uno di Eric Evans, Domain Driven Design, che è un po' la pietra miliare nel Domain Driven Design, l'altro di Neil Ford, Building Evolutionary Architecture. Il secondo è importante, soprattutto se non siete una startup, soprattutto se potete, non potete permettervi di ripartire from scratch ogni volta, di ripartire da zero buttando via il lavoro fatto. Dovete e dobbiamo convergere verso architetture che possono evolvere nel tempo, quindi possono abbracciare la tecnologia e le nuove innovazioni e possono anche essere resilienti al passare degli anni e al passare delle tecnologie. Una quote molto, molto sentita da me di Mark Benioff che pone l'attenzione sul fatto che in passato erano le aziende più grandi a vincere su quelle piccole, quindi quello che contava era diventare il più possibile grandi, più velocemente possibile grandi. Ad oggi è il contrario, ad oggi è cambiato questo paradigma, ad oggi sono aziende che sono in grado di incarnare le nuove opportunità, in grado di portare sul mercato col minore time to market le nuove opportunità, che sono in grado di vincere la competition. E quindi noi oggi abbiamo delle startup che sbaragliano la competition e che si affermano come punti di riferimento del mercato. Un po' meno famosa di quella di Mark Benioff, la mia quota è: la vita è troppo breve per passarla a gestire server. Fatelo fare da qualcun altro per voi. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ancora agli amici del gruppo per l'invito. A te, Marco. Grazie a te, Luca. Grazie mille. E partirei subito con le domande, perché abbiamo pochi minuti. Ho visto che la community ha già scritto un paio di domande per te. Allora, prima domanda di Alessandro chiede: cosa si intende esattamente per deploy immutabili? Allora, per deploy immutabili si intende il confezionamento, scusate, diventa difficile tradurre in italiano, si intende il packaging di una determinata release del nostro software e il deploy di quella release in una seconda fase. Di conseguenza, normalmente quello che avviene quando si va a fare deploy immutabili è che viene alla fine della fase di continuous integration, viene fatto il packaging del codice, il codice viene messo da qualche parte, può essere un registry container, può essere un registry Docker, può essere un bucket S3, e poi da lì viene rilasciato, viene deployato. Questo ci permette di avere tutte le varie versioni, quindi di avere un versionamento molto preciso del nostro applicativo. L'altra cosa che si porta dietro è che nessuno ha gli accessi all'ambiente di produzione. Nessuno può andare a toccare, a fare una modifica al volo al server, a cambiare quel parametro. Questo perché, sebbene nel breve questa cosa presenta un possibile vantaggio, devo fare un fix, vado, cambio, modifico subito la configurazione, nel medio e lungo periodo perdo traccia di quali modifiche sono state fatte. Di conseguenza vado incontro a delle aree grigie nel mio deploy, che quindi poi non so come gestire, che possono dare dei problemi in caso di regression. Ecco, deploy immutability toglie questo
questo vincolo, scusate, mi toglie questa possibilità aggiungendo un vincolo. Il vincolo è che io posso intervenire su tutta quella che è la fase di deploy, anche di scripting dell'infrastruttura per la configurazione, ma tutto questo deve essere versionato. Negli ultimi anni si sta affermando un paradigma che va perfino oltre il deploy immutability, che a me piace molto, che è quello del GitOps, dove dal repository Git si va a configurare completamente ogni aspetto del nostro deploy. Quindi ho intimamente versionato by design, perché utilizzo un repository Git anche per la configurazione dell'infrastruttura, anche per gli script CloudFormation, per fare il, o Terraform, per fare il provisioning dell'infrastruttura, così come per il codice, e direttamente da lì io ho in maniera molto forte un versioning della mia, del mio applicativo. Ok, ti ringrazio. Poi un altro Alessandro chiede: i servizi che prima erano basati su Spring Boot sono stati riscritti in un altro linguaggio o siete rimasti su Spring Cloud Java? I servizi sono stati migrati progressivamente. Uno dei vantaggi di un'architettura microservizi è che posso avere servizi che utilizzano diversi linguaggi al suo interno. Di conseguenza, e questo è stato un notevole vantaggio, non ho dovuto migrare tutto in blocco, tutta la tecnologia, ma è stato possibile introdurre dei team. Questi team progressivamente evolvevano di release in release il nostro codice e in alcuni casi riscrivevano parti dei nostri servizi, parte del nostro codice. Questa è una cosa che sarebbe stata impensabile con un'architettura monolitica, perché avrei voluto dire: ok, da Spring Boot passiamo a Node e poi passiamo a TypeScript. Ad oggi, ecco, non l'ho detto prima, ad oggi uno dei linguaggi principali, non abbiamo un linguaggio di riferimento all'interno di AWS Cloud, ma uno dei linguaggi principali è TypeScript seguito da Python. Rimangono alcune cose in Java, ma sono cose molto localizzate. La cosa importante è che c'è stata proprio un'evoluzione dell'architettura e non si è andata a investire soldi nel migrare dei servizi che magari in un determinato momento non erano soggetti a cicli di refactory, semplicemente perché stiamo saltando su una nuova tecnologia. Ok, ti faccio l'ultima domanda e poi partiamo con la tavola rotonda. Chi è come te all'interno dell'azienda che ha guidato le varie transizioni tecnologiche, assumendosi questo tipo di responsabilità e rischi? Come si fa ad essere così coraggiosi? Chiedono. È una bella domanda e secondo me apre un discorso molto interessante sul modello di gestione della cultura aziendale. Noi fortunatamente abbiamo da sempre spinto su una cultura in cui sbagliare è accettato, sbagliare è possibile, anzi il più delle volte, se io guardo la mia carriera, le lezioni migliori della mia vita le ho imparate o dai miei errori o dai errori dei miei colleghi. Di conseguenza, da un lato bisogna incentivare, ed è importante far capire, far sentire alle persone che lavorano con noi che possono permettersi di prendere delle decisioni, di assumersi anche dei rischi, ad ogni livello ovviamente di gestione. C'è il team lead che lavora su un progetto per il cliente, così come c'è il product manager, così come c'è chi svolge un ruolo di definizione dei requisiti del prodotto o di definizione delle guideline, e quindi possono assumersi dei rischi perché il fallimento non verrà punito. Verrà metabolizzato, verrà capito e si cercherà ovviamente di non ripeterlo più, perché sennò diventa un problema, ma non viene punito il fallimento. E dall'altro lato avere delle scelte tecnologiche che permettono di ridurre l'impatto del fallimento. Se io devo decidere se passare una database relazionale a un database key value, cambiando, ad esempio abbracciando una cosa che in questo momento a me piace molto, che è il single table design su DynamoDB, quindi un'architettura anche molto diversa dal punto di vista della gestione dei dati, e parti di questa scelta non sono ben chiare, perché io stesso come architect su un progetto sto cercando di capire se è la scelta giusta. Ecco, se io architect so di non poter fare questa scelta, perché o da un lato nel momento in cui si dovesse rivelare una scelta infelice verrò cacciato, oppure dall'altro lato perché l'impatto di questa scelta sarà drammatico, ecco, allora l'istinto di autoconservazione mi porterà a non farlo. Ma se io architect ho la possibilità, perché l'impatto della mia scelta è comunque un impatto contenuto nel tempo, sto rischiando
una settimana, due settimane di lavoro mio e dei colleghi. Posso stimare questa incertezza e posso gestire questa incertezza. E dall'altro lato, se l'azienda mi incoraggia nello sperimentare nuove soluzioni, perché una parte grossa del business di Inexperience ad oggi sulla parte di consulenza è proprio quello di andare a portare innovazione e a supportare i propri clienti nei processi innovativi, ecco, a questo punto riesco a sviluppare una indole meno conservativa e più entusiasta. Poi io sono da sempre un early adopter, quindi anche un po' incosciente, e questo ha aiutato. Ma persone molto più conservative di me, molto più grounded di me, hanno abbracciato questo processo, producendo, portando dei risultati molto interessanti e anche molto solidi. Beh, direi che finora hai fatto veramente un lavoro fantastico. Mm-hmm.